Allora, se si parla molto di cyber, possiamo dire che non c'è ancora una consapevolezza diffusa di questo rischio, ma in questo momento lo Stato ha dato un'architettura importante con l'autorità nazionale sulla cybersicurezza e ha la consapevolezza che deve correre come struttura autorizzativa e di controllo e di aiuto, ma nello stesso tempo lo deve fare favorendo uno sviluppo dei privati, dell'industria, di chi produce rispetto a questi temi, perché abbiamo bisogno di avere un perimetro nazionale di sicurezza, quindi abbiamo bisogno di fare diversamente da come facciamo ora, di acquistare soltanto all'estero dei prodotti. Quindi da questo punto di vista c'è anche uno spazio di sviluppo industriale forte, perché abbiamo start-up, università, PMI molto vivaci, però devono crescere in numeri, capacità, forza, e un compito dell'agenzia statale è anche questo.